Ragazzi, io, cioè, sinceramente, ma i rapporti Bayern Monaco-Inter, no? Di cui si è tanto parlato, ma l'Inter paga la clausola, l'Inter si è deciso a pagare la clausola, ma lo sa Zang, che l'Inter vuole pagare la clausola? Cioè, tutto questo bordello di un mese e la clausola la paghi ora, quindi dove sarebbero i rapporti tra Bayern e Inter? Li lasci comunque senza portiere, paghi la clausola e te lo prendi, ma... Lo potevi fare magari 15 giorni fa di prenderti il portiere, perché molti sottovalutano il ruolo del portiere. Perché io ho sentito dire delle bagianate assurde: vabbè, tanti portieri deve parare, lo devi mettere in porta. No, no, ragazzi, non dico a voi, dico in generale: non è così, non è così, non è così, non è affatto così. Perché un portiere che va in una squadra nuova e non conosce chi ha davanti, chi gli gioca davanti. Ovviamente i difensori, la prima cosa che non può fare è quella di non poter di non poter consigliare le marcature preventive. Perché? Perché non conosce le caratteristiche dei difensori che gli stanno davanti. Cioè, è un portiere nuovo in una difesa nuova, cioè all'inizio soprattutto non ci sarebbero nemmeno gli automatismi per far partire l'azione da dietro, mi facciamo noi, perché noi facciamo partire l'azione da dietro, quindi non è vero, è normale, il portiere tu lo metti in porta, para, ma no, non siamo nel torneo amatori qui siamo a dei livelli alti, cioè il portiere deve entrare in certi meccanismi, cioè il portiere guida la difesa, il portiere è il cervello della difesa, ragazzi, è quello che comunica di più, ma non scherziamo. Portiere non conosce il difensore, è in difficoltà anche a chiedergli certi movimenti. Parliamo delle marcature preventive, ok? Quindi portiere si deve amalgamare con la difesa, si deve fondere con la difesa. Ti faccio un esempio: contropiede, semplice, parlando di calcio. Contropiede, c'è un testa a testa tra l'attaccante e il difensore. Magari l'attaccante ha un po' la palla avanti, il portiere decide se uscire oppure no, ma il portiere lo decide anche in base al compagno che sta rincorrendo l'attaccante, perché il portiere lo sa, ce la fa, lo recupera, lo ferma, sono convinto, non esco oppure non ce la fa, non ce la fa, gli sta andando via perché non lo regge, deve uscire. Cioè, non è che tu metti un portiere in porta e vai, e tu metti il pilota automatico, ragazzi. Il fatto che il Bayern ci ascolti ancora, secondo me, è già tanta roba, perché l'Inter voleva lo sconto, le 48 rate, poi dopo alla fine paga la clausola. Pagano la clausola perché non si sono trovati d'accordo sul prezzo, se no l'Inter non la pagava la clausola, perché il Bayern te lo sta dicendo che gli serve il portiere, se lo vuoi paghi la clausola e lo pigli prima, non ora. Perché la paghi ora la clausola? Cosa hanno detto da Telecina, che stasera arriva Sommer? Bene, allora io stasera voglio vedere Sommer, perché mi hanno detto che da Telecina hanno detto che stasera è in arrivo Sommer a Milano. A questo punto, fino a che non lo vedo, Sommer, ragazzi, io non ci credo, perché tra l'altro è anche un portiere che a me piace molto. Su Stankovic, tra i migliori tre portieri nelle divise, ok? Il campionato dove era Stankovic. Voglio prendere un paio di esempi, perché i portieri, secondo me, da quello che sento, non parlo a voi, parlo in generale, ma lo stanno sottovalutando in molti il ruolo del portiere, ma non perché uno ha giocato a calcio e lo sa e quello che non ha giocato a calcio non lo sa. Il portiere è un ruolo fondamentale. Stankovic è uno dei migliori tre portieri, ha 21 anni, o ci punti o non ci punti, perché se lo fai giocare nell'attesa che arriva Sommer a Monza, ti faccio un esempio, lo bruci se sbaglia una partita, quel ragazzo. O gli dai fiducia o non gli dai fiducia, se lo lasci così a mezzo, quel ragazzo rischi di bruciarlo, come hai fatto con Radu, come hai fatto con De Gregorio, come hai fatto con Brazao, come hai fatto con Di Gennaro. L'Inter ha bruciato 4-5 portieri. O gli dai fiducia o non gli dai fiducia. È un ragazzo che ha 21 anni. Ti faccio un esempio: il Milan buttò Donnarumma dentro a 16 anni e 8 mesi. Onana, all'età di Stankovic, giocava la semifinale di Champions League. Di cosa ragioniamo? A 20 anni su un portiere, o ci credi o non ci credi, perché altrimenti, se succede, non lo so, che l'Inter aspetta perché vuole un altro sconto, ripensano a pagare la clausola e fai giocare il ragazzo a Monza in attesa di Sommer, e il ragazzo a Monza, mi riferisco a Stankovic,
sbaglia la partita, te quel ragazzo lo bruci. Ma è, guarda, è matematico, capisci che ti voglio dire? Metti pressione su un ragazzo che non sa se ci punti o se non ci punti, quindi pensa te che pressione ha addosso in quella partita sapendo che deve arrivare un altro portiere. Non mi è piaciuta per nulla questa gestione. Questa è una gestione data dal fatto che non ci sono soldi, non essendoci soldi, non c'è programmazione, si vive alla giornata. Ora, l'ultima ora clamorosa qual è? Qual è l'ultima ora clamorosa? Parte stasera ora 23 live, ragazzi, eh? Per chi non fosse a fare la giratina lungomare, se non avete nulla da fare, live con il team, con i ragazzi, con i veri professionisti del tubo, gratis però, non a pagamento. Veri professionisti e non finti o presunti professionisti, veri professionisti a costo zero per tutti, accessibili a tutti i tifosi dell'Inter. Cose che poi sono state dette da New York Times, dalla Repubblica e anche da un certo Carlo Festa del Sole 24 Ore. Cose sono state dette in questo canale. Qual è l'ultima ora, ragazzi? Poi concludo il video perché ci rimarrei male, detto sinceramente, perché è un calciatore che a me piace tanto, è un calciatore in cui credo. Che è Gianluca Scamacca. Sembra l'Atalanta avendo i soldi di Højlund. Sì, ha preso un altro giocatore, ma ha comunque ancora in cassa 40-50 milioni. Sembra che accontenti West Ham, accontenti il giocatore a livello economico di ingaggio, addirittura promettendogli il posto da titolare. Hanno già incominciato a dire: ma come fa a preferire l'Atalanta all'Inter, ma perché l'Inter non chiude queste cose subito? Perché si portano sempre fino all'estremo, fino veramente al vomito si portano le trattative. Vedi che poi tante cose non tornano, come non torna questa di Sommer, scusami, ancora questo Sommer. Avevano stanziato 40 milioni per Lukaku. Ti costa 30 Scamacca, daglieli subito e portatelo a casa. Non c'è nemmeno il portiere. A chi c'entra avanti, non ha i movimenti, non deve guidare la difesa, ma deve fare il portiere, non deve dare consigli sulle marcature preventive. Ma a chi c'entra avanti deve fare, soprattutto con Inzaghi, deve fare determinati movimenti. E io sono convinto che Scamacca, per come gioca Inzaghi, fa 20 gol facile in Italia. Io di questo sono totalmente convinto. E qui sembra l'Atalanta ci abbia sorpassato perché. West Ham, ragazzi, dove vai con la valigetta di cartone a ragionare? Chi ragiona di Jonathan David, Balogun? A me mi fa ridere. Dove vai? Dove vuoi andare, onicinese? Non hai una lira? Dove vai? Dove vai? Vuoi Scamarca? Avevi stanziato 40 milioni per Lukaku. Vai lì e gliene dai 30 e lo porti via. Visto che ci credono in questo giocatore all'Inter. Prendilo e portalo via. Perché anche il giocatore si può spazientire. Quanto ci mettono questi? Vuoi all'Atalanta? Poi sai che succede? L'Atalanta te lo prende a 30 milioni, lo tiene 2 anni e lo rivende a 60. Allora, io le 3S sono contento, ho accettato tutto, non accetto di essere preso per il culo, ma se non riescono a prendere Scamarca io ci rimango male. Voglio andare da Beto, perché Beto, te che pensi, l'Udinese Beto te lo regala. Samardzic tra una seppia e un'altra ti è costato 25 milioni. Beto te lo regala l'Udinese secondo te? Te lo dà in prestito? A livello di costi siamo lì e io tra Beto e Scamarca, sì, possiamo dire sono quasi allo stesso livello, ma almeno Scamarca è italiano, è un ragazzo che comunque secondo me se trova l'allenatore giusto può esplodere. Beto non lo so che margini di miglioramento ha. Poi per scherzo si può dire c'è cioè, il nome più corto, scelgo Beto. Capito? Cioè ragazzi, ma e siamo ai 5 d'agosto, ma di cosa vogliamo ragionare? Dai, su. Va bene tutto, oh, ci dobbiamo tutti adeguare, il calcio è cambiato, il presidente non ha più soldi, fa gli annunci di Cetola qualunque, che toglie l'IMU, tutto quello che dice lui e poi non si avvera mai. Però ragazzi, cioè, diamoci una svegliata. Se l'Inter non prende Scamacca io ci rimango male, te lo dico. A me mi puoi anche dire, Giuse, ma ti sei ridotto ad accontentarti di Scamarca? Io ti rispondo in una maniera. Forse allora te non ti sei reso conto in che condizioni economiche è questa società. Lo vedi? Non c'era 40 milioni per Lukaku. Quanto ci vuole per dargliene 30 a West Ham, se credi su quel ragazzo? Ci becchiamo stasera alle 11. Ciao, Inter.